Pasquetta particolare a Vieste con vaccinazioni in corso anche qui presso la biblioteca comunale nel complesso dell'anfiteatro dell'Adriatico. Siamo con la dottoressa Anna Maria Giuffreda, uno dei medici che collabora a questo punto vaccinale. Dunque oggi una pasquetta particolare, ma oggi chi si sta vaccinando? Sì, volevo dire che una pasquetta particolare di festa, ma noi siamo contenti di lavorare anche in questo giorno di festa perché stiamo dando la possibilità a tante persone di essere vaccinate. Questa giornata è dedicata in modo particolare ai genitori dei minori che hanno gravi disabilità e che quindi non possono vaccinarsi, oppure si stanno vaccinando i conviventi di persone estremamente vulnerabili. Fra i conviventi non ci sono solo i coniugi, ma ci sono anche chi fa da badante, i cosiddetti caregiver. Quindi chi si sta occupando delle persone con particolare fragilità, anche se sta bene, viene vaccinato immediatamente, perché è giusto che sia così. Che tipo di vaccino vengono somministrati oggi? Allora, in questo momento stiamo somministrando soprattutto AstraZeneca, che è quello destinato proprio alle badanti, ai caregiver e ai conviventi delle persone con estrema vulnerabilità. Voi come medici di base avete in maniera preventiva contattato tutte le persone e ovviamente avete anche assolto al vostro compito di informarli. Ecco, ci sono stati delle ansie, delle preoccupazioni, dei timori che vi hanno sottoposto? Beh, in questo momento è inutile nascondersi che c'è tanta cattiva informazione. E dalla parte nostra c'è il fatto che noi chiamiamo prima le persone da vaccinare, e quindi quando li chiamiamo, è successo ieri, l'altro ieri, abbiamo spiegato e convinto della importanza del vaccino, di tutti i tipi di vaccino. In questo momento qualsiasi vaccino viene proposto, è necessario coglierlo al volo, perché significa uscire prima da questo incubo. Dal punto di vista professionale, come sta vivendo questa campagna vaccinale? Allora, dal punto di vista delle mie forze fisiche sono stremata, ma sono contentissima, così come siamo contenti tutti. Stiamo lavorando a ritmi serratissimi, perché i tempi è una corsa contro il tempo. Noi non sappiamo molto tempo prima quando avremo i vaccini e che tipo di vaccini. Quindi ci dicono: entro questa giornata dovete consumare questi vaccini. Questo significa un notevole sforzo da parte di tutto il nostro studio. Io qua voglio davvero ringraziare tutti i collaboratori del mio studio, i colleghi, tutti e tre stiamo facendo un lavoro straordinario, ma accanto a noi ci sono anche le nostre collaboratrici e la nostra infermiera professionale, che si stanno dedicando anima e corpo a questa attività. Una biblioteca, dei libri, un luogo particolare per fare le vaccinazioni? Sì, è stata un'idea che abbiamo avuto, perché volevamo coniugare la cura del corpo con la cura della mente, come può essere un luogo come una biblioteca. Purtroppo in questo momento le biblioteche, tutti i luoghi dove poter fruire dei libri, sono chiusi per il Covid. Quindi abbiamo voluto utilizzare questa struttura da un lato per dare ancora un maggior servizio ai nostri assistiti quando vengono e aspettano nel periodo di osservazione, possono leggere un libro, ma dall'altra doveva essere anche un messaggio di speranza. Il vaccino serve anche per potersi riappropriare di questi luoghi. Io però ci tengo a dire che questo è stato possibile non solo al lavoro straordinario che abbiamo fatto noi, i nostri collaboratori, alla collaborazione che ci ha dato tutta l'amministrazione comunale e sicuramente alla straordinaria messa a disposizione della nostra ASL, rappresentata dal nostro direttore di distretto, che è il dottor Canarozzi, che non si risparmia per tutti i cittadini della nostra comunità.